Mimmo Mirabelli in questo brano che è stato rimane un suo grande successo, Despacito. Mimmo Mirabelli, il maestro Mimmo Mirabelli. Spesso molti vengono chiamati maestri, ma maestri non lo sono. Invece lui è veramente
ad Aosta, mi pare, al conservatorio di Aosta, è vero? Sì, sì, ho fatto sia il triennio che il biennio al conservatorio di Aosta, sì. E adesso fai esclusivamente il musicista. Senti, ma torniamo un attimo a Despacito. Ma qual è la ragione di questo grandissimo successo mondiale della tua versione di Despacito? Perché sono stato il primo a farla in versione fisarmonica. Per quello. Ma tu mi dicevi dietro le quinte che grazie a questa canzone tu stai girando veramente l'Europa a proporre, sì, sì, il tuo repertorio. Sì, diciamo che Despacito ha avviato quello che è il mio progetto, la fisarmonica moderna, perché è nato così, per, proprio grazie alla cover di Despacito. Poi ho fatto anche tanti altri video che hanno girato il mondo. E questo mix tra Despacito e Subeme la Radio, perché erano due brani, e ha avuto circa 100 milioni di visualizzazioni. 100 milioni di visualizzazioni, è pazzesco. Visualizzazioni reali, perché reali. 100 milioni impossibile anche comprarle. Allora, cosa stai preparando di bello? Perché tu hai una trasmissione che va in onda su Telecupole, quali giorni della settimana e che ora? Sì, la trasmissione Parliamo di Musica in onda ogni sabato alle 19 e la domenica alle 8:15, 8:30 del mattino e alle 17:30. Questo programma, questa rubrica musicale dedicata alla costruzione degli strumenti musicali, argomenti musicali di un certo interesse. E ovviamente ringrazio sempre i miei collaboratori, ovviamente la famiglia di Telecupole che mi ha accolto alla grande anche con questo programma Parliamo di Musica, nonché con tutte le ospitate varie, e i miei collaboratori Sergio Peretti e Stefano Alivuzza. Perfetto, allora in bocca al lupo a Mimmo Mirabelli, e alla grande sempre buona musica. A te, Sonia. Bene, Andrea, saluta.